Buon pomeriggio e bentrovati a questa settima conversazione sulla scrittura che chiude un ciclo che ci ha portato dall'idea iniziale della nostra storia fino alla costruzione della trama. Questa settima conversazione infatti ha come oggetto la costruzione della trama della nostra storia. Vorrei ricordare i sei passaggi che ci hanno condotto sin qui. La prima conversazione è stata dedicata all'idea e al difficile passaggio dall'idea all'identificazione del tema, quali sono le priorità tecniche di tema e quali sono anche le principali categorie di tema. La seconda conversazione l'abbiamo dedicata alla costruzione del soggetto, punto importantissimo, l'abbiamo chiamato l'embrione della nostra storia. Poi nella terza conversazione ci siamo dedicati agli schemi narrativi, che sono la risposta ai quesiti fondamentali della storia che abbiamo in mente. E sugli schemi narrativi abbiamo lavorato per capire quali sono gli elementi che rendono interessante e soprattutto che generano motivazione nel lettore, che viene a questo punto introdotto e diventa protagonista della nostra storia, a far sì che si appassioni a quello che stiamo raccontando. Poi abbiamo dedicato spazio nella quarta conversazione alla costruzione della scena, ovvero sì, abbiamo tradotto gli schemi narrativi in scena, abbiamo parlato di quali sono gli elementi importanti. Nella quinta conversazione abbiamo parlato dei personaggi, abbiamo tracciato gli elementi salienti, così come nella sesta conversazione sulla scrittura abbiamo parlato di ambientazione e anche in questo caso abbiamo tracciato quali sono gli aspetti fondamentali di un'ambientazione e quali sono alcuni degli elementi che dobbiamo avere ben presenti. Stavamo dicendo, oggi nella settima conversazione sulla scrittura che è dedicata alla trama, si chiude quindi questo primo percorso, no? E ci troviamo oggi dunque ad avere tutti gli elementi che ci servono per costruire la trama, perché abbiamo identificato il tema, abbiamo parlato del soggetto, abbiamo investigato i quesiti fondamentali della storia, li abbiamo trasformati in schemi narrativi, abbiamo costruito le scene, abbiamo identificato i personaggi, li abbiamo collocati in un'ambientazione e quindi siamo pronti oggi a scrivere la nostra trama. Come nelle sei conversazioni che hanno preceduto questa, lo scopo non è quello di tracciare in maniera didattica e didascalica tutti gli elementi che compongono la trama, ma fare una riflessione su cosa significa tracciare una trama. Beh, prima di tutto, secondo il mio punto di vista, la mia esperienza, costruire una trama è un modo di osservare le cose, di osservare la nostra storia e decidere quello che è importante, per far sì che poi ciò che è importante, ciò che conta, diventi importante a sua volta per il lettore. E questo avviene attraverso il modo in cui si costruiscono e si tracciano i fatti salienti della storia, perché ricordiamoci che una trama è comunque una conseguenzialità, ovvero sia un insieme di cause e effetti ben tracciati dei quesiti fondamentali degli schemi narrativi. Quindi questa conseguenzialità, quindi questo modo di mostrare gli avvenimenti, è proprio il fatto fondamentale che fa sì che la nostra trama sia ben riuscita e quindi poi raggiunga l'obiettivo di far sì che una volta sviluppata il modo in cui noi abbiamo osservato le cose e la sequenzialità con cui abbiamo mostrato i fatti riesca a coinvolgere il lettore e invitarlo a proseguire la lettura fino all'ultima pagina. In un commento, un
Sì, una persona, uno di voi che ha ascoltato questa conversazione sulla scrittura e ha letto i miei post sul sito www.emilialessandromanzotti.com, mi ha chiesto di approfondire l'aspetto legato proprio a questo, cioè al punto di vista. E io ho parlato in questo post della differenza tra fabula e intreccio, dove per fabula si intende la sequenzialità degli eventi, no? E quindi gli eventi seguono un ordine cronologico, un ordine temporale. E quindi sostanzialmente sviluppo la trama per una serie di eventi che si susseguono l'uno con l'altro in un nesso logico-temporale conseguente. Mentre l'intreccio è un modo di tracciare i fatti salienti della storia che assolutamente prescinde dall'aspetto temporale, non dall'aspetto logico, ma dall'aspetto temporale. Per cui nell'intreccio io posso decidere di raccontare la mia storia attraverso posso dire, delle modalità come il flashback oppure l'anticipazione, ovvero sia tracciare non una sequenza temporale, ma una sequenza che rispetta la logica, ma che pone il lettore di fronte a salti indietro nel passato o anticipazioni del futuro, e quindi si trova immerso all'interno dello stesso piano narrativo, però in un punto di vista dove chi scrive ha l'abilità di poterlo condurre attraverso i fatti salienti della storia senza che questi vengano ricostruiti in maniera lineare nell'ordine temporale delle cose. Ci sono dei bellissimi esempi. Il mio romanzo Freccia, per esempio, è costruito tramite intreccio, quindi leggerete in Freccia molti flashback in cui Freccia, il diavoletto, ricorda eventi della sua vita passata, così come ci sono anticipazioni degli avvenimenti che seguiranno, sotto forma di intuizione, sotto forma di immaginazione degli stessi protagonisti. E tutto questo fa sì che il lettore passi attraverso un piano narrativo, che è quello dell'inferno e del paradiso in cui la storia di Freccia avviene. Ma anche attraverso il piano narrativo di una storia di ragazzi che invece vivono la vita di tutti i giorni. Quindi, come potete capire, la vostra storia è decisiva nel capire qual è il punto di vista, il modo di raccontare le cose. Se è necessario seguire un ordine logico-temporale, quindi una costruzione tramite diciamo fabula, oppure invece utilizzare l'intreccio e quindi portare il vostro lettore ad anticipazioni o a salti nel passato per coinvolgerlo meglio nei fatti salienti della storia. Questo riuscite a farlo ovviamente molto bene, quanto più nella fase di progettazione riuscite a essere precisi e quindi a suddividere la storia in un certo numero di eventi e per poi decidere quali sono gli eventi che devono essere raccontati in ordine logico-temporale, invece quali sono gli eventi che possono invece essere ricostruiti tramite l'utilizzo per esempio del flashback, oppure così creando un effetto suspense con l'anticipazione. In questa conversazione sulla scrittura vorrei leggervi qualcosa che vi possa così aiutare al passo d'inizio, perché se è vero che avete tutti gli elementi per costruire la vostra trama, credo che ci sia un passo fondamentale, e il passo fondamentale è che il lettore apprezzi il vostro lavoro proprio tramite l'incipit del romanzo. Una tecnica è quella che ho usato in Freccia. Io sono partito con una domanda, no? La domanda è: ora sai tutto, da che parte stai? Ecco, questa domanda dà avvio alla storia e l'utilizzo di una domanda è un modo eccellente, direi, per far sì che il vostro lettore sia interessato
ad avviare così la lettura del vostro romanzo, perché di fatto la domanda pone un quesito e quindi il quesito richiede una risposta e questo è un invito al lettore a proseguire così la sua lettura per poter dare una risposta. Non è l'unico sistema. Un altro modo è far sì che il lettore si trovi subito coinvolto nell'azione e nel personaggio fin dalle prime battute. Questo è un altro modo eccellente per far sì che il lettore apprezzi il vostro lavoro e sia così intenzionato e desideroso di proseguire la lettura. E per questo io voglio citare un romanzo a cui sono molto affezionato, Il vecchio e il mare di Hemingway. Bellissima anche la versione cinematografica che ho visto una decina di volte, anche perché così nei miei hobby sono un pescatore, non lo sono così negli anni recenti, però dal momento che sono cresciuto sul Lago Maggiore, ho vissuto là per 16 anni, così una delle cose così più semplici che si potessero fare era appunto prendere una canna da pesca e andare a pescare. E quindi la pesca è qualcosa che ha caratterizzato la mia infanzia e la prima adolescenza e quindi mi è rimasta nel cuore, forse anche per questo motivo. Il vecchio e il mare, che è un romanzo straordinario, è un romanzo al quale sono affezionato. Però dicevamo, un modo eccellente perché il lettore apprezzi il vostro lavoro è farsi di coinvolgere immediatamente nella storia e descrivere il personaggio. Io trovo che Il vecchio e il mare riesca in questo intento in maniera eccellente. E quindi di Il vecchio e il mare vi leggo l'incipit che è costituito dalla prima frase. E nella prima frase capirete che c'è tutto questo di cui vi ho parlato. Leggo. Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo, ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Ecco, vedete che in questo incipit ci sono già gli ingredienti della storia. Stiamo parlando di un vecchio, abbiamo caratterizzato il personaggio. Stiamo parlando di una situazione. Erano 84 giorni che non pescava un pesce. Stiamo parlando di un'attività, la sua attività di pescatore, per cui pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo. Cioè, Hemingway in una frase è riuscito a tracciare quei fatti salienti della storia che portano il lettore immediatamente in una fase A di identificazione del personaggio e B a interrogarsi su cosa accadrà dopo, perché sono 84 giorni che non prende un pesce. Caspita, cosa succederà poi all'85esimo, no? Quindi, in un qualche modo, Hemingway è riuscito a far sì, ecco, che l'interesse del lettore venisse subito stimolato e si calasse immediatamente in un'ambientazione, la corrente del Golfo, in un personaggio, un vecchio, in una situazione, gli 84 giorni senza pescare un pesce, e abbia voglia di conoscere e approfondire la sua storia. Ecco, in questa ultima conversazione sulla scrittura, sulla trama, non dirò altro perché trovo che la trama sia un elemento su cui ciascuno scrittore, visto che deve prendere delle decisioni importanti, sui fatti salienti, su come farli diventare importanti agli occhi del lettore, deve interrogare soprattutto se stesso e non trovare così delle formule per poter tradurre la sua idea, ecco. Questo gli toglierebbe senz'altro molto della sua vena creativa. Per questo motivo mi sono fermato solo su questi due elementi salienti, no? L'invito a iniziare bene la storia, perché trovo che in questo sia l'elemento alla fine decisivo per far sì che il vostro romanzo possa essere letto d'un fiato fino all'ultima pagina. Quindi con questa settima conversazione sulla scrittura vi saluto, vi ringrazio della vostra attenzione. Anche in questo caso vi invito a commentare sia sul mio blog www.emilioalessandromanzotti.com sia su
sul social network BookTribù, www.booktribù.com, troverete nel mio profilo lo spazio ai commenti, in modo tale da così scambiare opinioni, idee, riflessioni sulla scrittura e aiutarci vicendevolmente a crescere nel percorso di scrittori. Vi ringrazio e vi do appuntamento a una prossima conversazione sulla scrittura. Buon pomeriggio.